Parliamo un po' di morfologia. Molte persone credono che un cane bello non possa essere anche un buon cane da lavoro. Ma questa, più che altro, è una comoda scusa per chi non riesce a selezionare bene in entrambi i campi. Bellezza e funzionalità non solo possono, ma devono andare di pari passo. E nei Doberman Dog ci vanno. Forse non si potrà arrivare all'estremo limite in entrambi i campi, ma cercare gli eccessi significa spaccare in due una razza e quindi rovinarla. Un vero Doberman dovrà sempre essere bello e bravo, con il giusto connubio tra tipicità e carattere, che è lo scopo di ogni vero appassionato. Ma quali sono le caratteristiche di un cane tipico? L'aspetto generale è quello di un cane di media taglia, robusto e muscoloso. Il suo tronco è quasi inscrivibile nel quadrato, soprattutto se è maschio. Nei maschi, infatti, la lunghezza del tronco non deve superare di più del 5% l'altezza algarrese. Nella femmina può superarla del 10%, ma non oltre. La testa è allungata, con cesellature accentuate. Vista di fronte, ha la forma di un tronco di cono. Gli assi cranio-facciali sono paralleli. La fronte, vista dal davanti, appare piatta. Lo stop deve essere poco sviluppato, ma perfettamente percettibile. Il tartufo è largo e ben sviluppato, con narici bene aperte. Il colore è nero nei soggetti neri, mentre in quelli marrone armonizza col colore del mantello. Gli occhi sono ovali, di media grandezza, con iride scuro. Nei marroni è ammessa una tonalità più chiara. Lo sguardo deve essere franco e diretto. Le orecchie sono attaccate alte, tagliate ad una lunghezza proporzionata a quella della testa e portate erette, oppure integre e portate pendenti, ben accostate alle guance. Il collo è asciutto e muscoloso, di lunghezza almeno pari a quella della testa, circa 4 decimi dell'altezza algarrese. Il suo profilo superiore presenta un'elegante convessità. Il garrese è ben evidente, soprattutto nei maschi. Il dorso, corto e solido, è fasciato da muscoli ben sviluppati. Dall'estremità posteriore dello sterno fino al bacino, il ventre risulta nettamente retratto. Il torace deve essere ben disceso e raggiungere il livello del gomito. Gli arti anteriori devono apparire robusti, quasi diritti e perpendicolari al suolo. La scapola deve essere obliqua, ben orientata all'indietro. Forma con l'omero un angolo di 110-115 gradi. L'avambraccio è forte, diritto e ben ricoperto di muscoli. I gomiti devono essere ben aderenti al costato e non ruotare in fuori. Il metacarpo ha un'ossatura solida. Visto di fronte, segue la linea verticale dell'avambraccio. Visto di profilo, appare alquanto steso, con un'inclinazione massima di 10 gradi. I piedi anteriori sono corti, con dita ben chiuse e ben curve verso l'alto. Nel suo insieme, visto da dietro, il Doberman dà l'impressione di essere largo e arrotondato a causa della possente muscolatura del bacino. I muscoli che vanno dal bacino alla coscia e alla gamba hanno tutti una buona larghezza. Gli arti posteriori appaiono robusti, perpendicolari al suolo e paralleli tra loro. I garretti sono robusti e paralleli tra loro. Il piede posteriore, come quello anteriore, presenta dita corte e ricurve verso l'alto. I colori emessi sono il nero e il marrone, con focature ben marcate e nettamente delimitate. La taglia per i maschi va da 68 a 72 cm, per le femmine va da 63 a 68 cm. Il Doberman è un galoppatore veloce e resistente. Sul ring però il movimento viene valutato al trotto, che deve essere elastico e sciolto e coprire molto terreno.